Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo, speriamo, ultimo episodio di Magic Duels Amonkhet. Dico speriamo in realtà non perché spero di non fare più episodi di Magic o non, spero di non fare più episodi di Amonkhet o che questo mi dispiace, ma perché spero di farne uno solo in cui sconfiggo l'Ordalia finale. E iniziamo il duello. Oddio, chi è questo varano di Komodo qua? Oddio, santissimo, cosa c'ha in testa poi? Nell'ordalia dello zelo dovrei affrontare il più forte degli altri iniziati in una lotta testa a testa. In pochi arrivano così lontano e tutti quelli che ce l'hanno e che ce la fanno condividono un unico obiettivo. Sarà Hazoret, la dea dello zelo in persona, ad ammettere il vincitore tra i prescelti. Affronti il combattimento anima e corpo con frenesia e cieca determinazione per ottenere la benevolenza di Hazoret. Allora, l'avversario gioca per primo. Costa poco, mi fa scartare una carta. Ne ebbi il prescelto. Si annoia. Ma non può essere un minotauro, ha delle corna da capra, mica da toro. Gli altri minotauri che controlli hanno attacco improvviso. Fin dato che hai uno o più carte in mano, i minotauri che controlli prendono più 2 più 0. Questa è una carta molto potente, non devo arrischiarmela, quindi. Ma proviamo a mantenerla. Se giocare quelle ci sta perché sono miste, quindi visto che non possiamo giocare niente al primo turno, ci conviene. Benevolenza di Hazoret. All'inizio del combattimento nel tuo turno puoi far prendere più 2 più 0 a una creatura bersaglio che controlli e farle guadagnare rapidità fino alla fine del turno. Se lo fai, sacrificala all'inizio della prossima sottofase finale. Oh, but ehi. Mi dice di giocare quella perché. Perché è indifferente in realtà. Ma giochiamo quella, tanto indifferente. Scarta una carta. Scarterei però? Scarterei la benevolenza di Hazoret a questo punto. Che può essere molto forte, ma è molto pericolosa. Cosa gioca? No, come 3 danni a ogni creatura. Vaffanbrodo, ho scartato una carta per giocare questa. Giocherei questo, sì. Questo magari se dopo non gioca mai è difficile che non giochi niente sto turno, lei. Lei, lui. Lordalia dello zero. Giavellottiere in fiamma guerre. Ma dai! Mi uccide anche questa. Appena giocata, eh. Sempre meglio che non perdere Neheb, comunque. Betta del Teschio, giochiamo di nuovo. Mettiamo un altro fomentatore di guerra.
Questo mi è inutile infliggere due danni, potrei farlo se lui decide di difendere col giavellottiere. Non gioco Neheb, è troppo pericoloso giocarlo. Lo gioco quando ho dei Minotauri, magari. È una leggendaria, non posso lasciarla là da sola. La Torre di Gloria. Vabbè, volare rapidità. Oddio, no, è troppo forte quello. Come glielo uccido? 4-4 è. E se strema fa 4 danni a un'altra creatura? No. Stiamo morendo di brutto. Ramingo macabro. Meno uno per ogni carta che hai in mano. Vabbè, lo gioco comunque 3-3. Ah no, 4-4 perché non conta se stesso, è vero. E continuo. Però quello il turno dopo stremando si può comunque uccidermelo. Ammettere tra i prescelti. Infligge 7 danni a una creatura bersaglio. Ma dai! Come faccio a vincere questo passo se mi uccide tutto quello che gioco? Li sprecherò, ma lo voglio morto quello. E gioco questa ora che diventa un 4-0, perché ho poche carte in mano. Sì, 4-2, scusate, cioè prendeva un più 2 più 0. No! Mi uccide in tutte le salse. Ha poche creature, ma è pieno di incantesimi che fanno danno. Scarto una carta, tanto non ho carte, quindi. Non lo uso la benevolenza di Azoret in questo momento. Posso andare ad attaccare? Secondo me mi lascia passare comunque. Ovvio. Perché mi dice di giocarla? No. Perché dovrei sacrificare l'unica creatura che ho? E che è anche discreta. Avrei dovuto tenerla per bloccare in modo che lui non mi potesse attaccare, eh.
Ora lui non farà niente. E non faccio niente neanch'io. Io al primo che trova qualcosa di interessante. Mana, ok, quindi non succede niente ancora. Anch'io mana, quindi non succede niente ancora. Ok, parte che ma infligge due danni a me. Ok, adesso ho qualcosa con cui difendersi molto bene. Se lo utilizzassi il turno dopo, Ramingo Macabro. Vi spiego, vorrei andare ad attaccare con questo, lui bloccherà e io gliela uccido, però poi la imbalsama. Però gliel'ho tolta di mezzo. Andiamo. Ah, non blocca. E allora giochiamo al Ramingo Macabro. Mi fa sacrificare il Ramingo Macabro a sto punto. Però scusa un attimo, posso bloccare il timer? Allora, ok, così non mi muore il Ramingo. Sei 5-11, no, non mi conviene farlo. Attacco con tutto. Lui non ha niente in mano, non ha. L'altra quando evoca la mummia ha comunque bisogno di aspettare la Summoning Sickness che passi. Ma non voglio giocare questa benevolenza di Hazoret. Posso farlo magari il prossimo turno? Cosa gioca? Cosa gioca? Cosa gioca? Non gioca niente? Questo è un incantesimo, non è un istantaneo. Ma posso non posso non usarla? Sì, posso non usarla. E allora lasciamola là. Che quella è una 6-6. Almeno. È andata! È andata! È andata! Campioni! Ce l'abbiamo fatta ancora una volta. Yes! 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 Nuove carte sbloccate!
Il tuo cuore si riempie di orgoglio quando ti rendi conto di essere l'unica persona rimasta sul campo di battaglia. Attorno a te i tuoi amici caduti vengono trascinati verso il terribile destino che li attende. Questo è il momento che hai sognato durante i tuoi lunghi anni di addestramento. Hai conquistato il diritto di trionfare tra i prescelti. Il bidente di Azoret ti perfora la testa e il petto e avverti l'impura linfa vitale della tua forma mortale che abbandona il tuo corpo. La vista si offusca mentre sprofondi nel sonno della morte e ti addentri nell'aldilà con la gloria eterna al tuo fianco. Qui siamo morti, anche noi. Bella storia. Abbiamo ottenuto il pacchetto base di Amonkhet, yes! Archetipo sbloccato, esercitare pressione, circolo vizioso, ciclo ti consente di trovare la carta perfetta. Ok, ottimo, 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 ottimo. Devo dire che sono super contento di questo perché alla fine non abbiamo perso neanche una volta in queste battaglie. 5 battaglie fatte, 5 battaglie vinte. La prima e l'ultima abbiamo rischiato sul serio, la prima tantissimo abbiamo rischiato, la prima abbiamo rischiato di brutto. L'ultima abbiamo rischiato un po' di meno, ma ce l'abbiamo fatta. Sono davvero molto contento e per questo vi invito, come al solito, a lasciare un sacco di mi piace qua sotto e dei commenti e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Magic, quando sarà il prossimo non lo so, ma degli altri video regolari che ci sono sul canale. Io vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!